Ciao ragazzi, bentornati con The Minute 82 per un altro gameplay di gioco, caccia ai trofei. Riprendiamo dove ho lasciato ieri sera, a LEGO City Undercover. Per la constatazione amichevole. Cavolo! Ehi, non avrei dovuto fare più attenzione per la galleria pericolosa. Adesso mi occhiato di una sogliola che ha fatto a botte con un pesce. Guarda qua! Non hanno finito di costruire le rotaie! E io come faccio a spostare il carrello di dinamite? Thank you.
Puoi spingere il mio cappello? L'esplosione è stata grandiosa! C'è stato un boom! E io ero tutto! Che Blackwell voleva costruire sembravano molto belli, ma non me ne sarei mai potuto permettere uno. Ah no, di certo non con il nostro stipendio. Fritz avrebbe dovuto fare più attenzione in quella galleria pericolante. Adesso è più piatto di una sogliola che ha fatto a botte con un pesce martello. Questo mese ho scavato così tanto che mi daranno un bonus e io lo spenderò facendomi coccolare in una stazione termale di lusso. Che bello! Una festa in mio onore! Sa che qualcuno non vuole che trovi Puzzolo. Ottimo, un trampolino. Ora sì che mi sento sicuro. Spero che la mia assicurazione... Non ero pronto! In fondo, dopo un po' al terrore ci si abitua! Atterraggio perfetto! Lo sapevi che c'era un ascensore, vero? No! Thank you.
fuffa! Dovevano installare la nuova teleferica già la settimana scorsa. Avrò abbastanza mattoncini per quella supercostruzione? Forse sì. Scusa, amico, ma credo proprio di doverti svegliare. Wow, certo che hai il sonno profondo. Ah, ah, degli altri simpaticoni. Che voglio fare un giretto sui carrelli della miniera, sarà meglio controllare che il caposquadra non stia guardando. Sicuro che il capo mi prendeva in giro quando ha detto che questa miniera è stregata. Oh, qualcosa mi ha appena toccato. Accendi la miccia e mettiti al riparo. Giornate a spaccare rocce e a spostare massi. Potrò avere il diritto di tornare a casa e rilassarmi un po', no?
sesto giorno senza incidenti. Se continuiamo così possiamo battere il nostro record. È oro quello? No, è solo l'incarto della caramella che ho buttato via prima. Come ci arriviamo dall'altra parte della miglia? Ottimo lavoro, amico. Anche se non ci salirò mai, perché quelle cose sono pericolose. Mai e poi mai. Ma tu fa buon viaggio, eh? Sono certo che andrà tutto bene. Guarda qua. Questo dovrebbe fermarlo. Gambe a posto, braccia a posto, testa a posto. Chi l'avrebbe mai detto? Sono ancora vivo. Altri cattivoni. Questo significa che mi sto avvicinando a Puzzolo. Vuoi un bel consiglio, Chase? Non cadere in quel tremendo frantumatore, ok? Che in cima non mi aspetti un gigantesco scimmione. Alla Donkey Kong.
un registratore. Magari contiene un indizio. Diario di Fletcher 3011. Sono stato... Chi va là? Prendetelo! Vado a nascondere il suo registratore, capo! Hanno preso Puzzolo. Ma forse sono ancora in tempo per raggiungerlo. Tutto procede secondo i piani. Ti pentirai di avermi incontrato. Concerò per le feste. Immagino che non ti interessi una bustarella, eh? Thank you.
spero che non ci siano palle giganti di un ventilatore questa volta. Va bene, niente palle giganti, solo raggi laser. E ovviamente barriere di energia rotante. Scommetto che questo pozzo finisce in un forno gigante. Un sottomarino. Deve essere così che introducono la maggior parte dell'equipaggiamento. Miglioriamo un po' questo affare. Ok, fai finta che sia una di quelle macchine piene di pupazzetti del Luna Park. Che sta succedendo? Oh, oh. Ehi! Ah!
sottomarino. Ah, e con questo hanno finito di introdurre equipaggiamento illegale. Ora posso usare questo motore per sfondare la porta corazzata là in fondo. Toc toc. Chi è? Ah!
questo con una sola carica di dinamite. Forte. Ciao Edo, scusa, ho letto adesso. Tutto a posto, grazie. Tu come stai? Tutto bene? Anche l'altra volta mi avevi scritto, ma poi ho visto tardi che ti avevo risposto tardi, ma mi sa che tu ci eri già disconnesso. Ma sinceramente sono ancora al primo.
piacere mi piacciono, però come mi hai detto tu c'è da fare una miriade di cose, quindi adesso sarò al 60% più o meno del gioco. La storia principale l'ho già finita quasi subito, non era difficile. Tu invece cosa stai giocando adesso? Ah, il 2 non l'ho fatto di Spider-Man, mi manca. Bello? Com'è rispetto al primo? Non lo so. Rispetto al primo com'è? E cosa ci sarà dietro questa porta? Bello, figo. Allora, poi lo prenderò sicuramente. Bene, ora devo riuscire a raggiungere il professore. Hai fatto bene a dirmelo, ora direi che aspetterò. Sì, ma tanto fa tempo che l'ho prendo usato a prezzo abbordabile, passerà un po'.
sono io, Chase McCain, professore. Lei non è un professore, è un poliziotto. Ma no, io... Ok, non importa, sono qui per salvarla. Ah, benissimo, prema il pulsante sul pannello di controllo alle mie spalle. Si sbrighi, Natalia è nelle loro mani. Grazie. Ma pensa un po', Chase McCain! L'ultima volta che ci siamo visti, stava mandando all'aria la vita di mia figlia. Grazie. Ah, in fondo le ha fatto un favore. Dopotutto è molto più felice di fare l'infermiera che la giornalista. Ma ora dobbiamo salvarla dalle grinfie di Forrest Blackwell. Sì. Non riesco a credere che Blackwell sia uno dei cattivi. Sembrava così gentile. È un criminale. E adesso bisogna attivare la corrente. Sbrighi! Mia figlia è in grave pericolo! Eccellente! Ed ecco come riusciremo a scappare da qui! Adesso sblocco gli ancoraggi!
ora te la vedrai brutta. Non mi sto nemmeno impegnando. Barriere ed energia rotante. Scommetto che questo pozzo finisce in un forno gigante. Sottomarino. Deve essere così che introducono la maggior parte dell'equipaggiamento. Miglioriamo un po' questo affare. Grande. Tuo prossimo gioco? Fai finta che sia una di quelle macchine piene di pupazzetti del Luna Park. Che sta succedendo? Grande Edo, prossimo gioco che farai qual è? Visto che adesso hai finito Spider-Man. Hanno finito di introdurre equipaggiamento illegale. Ora posso usare questo motore per sfondare la porta corazzata là in fondo. Toc toc.
è. Questo con una sola carica di dinamite. Forte.
E cosa ci sarà dietro questa porta? Edo, ci sei ancora? Ora devo riuscire a raggiungere il professore. Disco volante. Sì? Chi è? Sono io, Chase McCain, professore. Lei non è un professore, è un poliziotto. Ma no, io... Ok, non importa, sono qui per salvarla. Ah, benissimo. Prema il pulsante sul pannello di controllo alle mie spalle. Grazie. Ma pensa un po', Chase McCain. L'ultima volta che ci siamo visti, stava mandando all'aria la vita di mia figlia. Grazie. Ah, in fondo le ha fatto un favore. Dopotutto è molto più felice di fare l'infermiera che la giornalista. Ma ora dobbiamo salvarla dalle grinfie di Forrest Blackwell. Sì. Non riesco a credere che Blackwell sia uno dei cattivi. Sembrava così gentile. È un criminale. Vedo che ha già preparato il nostro mezzo di trasporto. Adesso sblocco gli ancoraggi. Thank you.
Operazione di polizia.
Mi manca un mattoncino. Operazione di polizia. Emergenza! Thank you.
Fallo. Come va? Ho bisogno di... Mi sento stupendamente. Ma... Cosa mangio, cazzo? Buongiorno. Mi prenderò delle patatine, oh sì, mi piacciono le patatine! Bella giornata a Lego City. Ho pagato la bolletta dell'acqua? Ah no, sa che mi è proprio passato di mente. È proprio del tipo. Grandioso, non so più dove mi trovo. Ehi, come stai? Oggi è il primo giorno del resto della mia vita. E uno di questi giorni lo sarà davvero. È stato un errore.
comprato troppe cose. Oh, avrei dovuto ingurgitare tutte quelle ciambelle. Sarà una giornata molto lunga. Di nuovo messo i cetriolini sotto aceto nel pannolo. Oh, mamma! Che li odio, lo sacco! Toglierli in fondo è più facile. Mentre si va a casa. Ehi, ciao! Ho pagato la bolletta dell'acqua. Ah no, sa che mi è proprio passato di mente. Ma... La promozione di spessa. Anzi, visita dal dentista. Scusate che mi darà un leccaletto. Si dice? Oh mamma, ero in ritardo. No, non farlo. Ho bisogno. Ehi là, come stai? Sarebbe proprio magnifico. Se devo fidarmi di quelle indicazioni. Devo fidarmi di quelle indicazioni. Se potessi permettermi un taxi ogni volta che devo andare da qualche parte. Non ci sono mai buone notizie, sono stupende. Ciao, come va?
ho messo i cetriolini sott'aceto nel panino, lo sa che li odio, lo sa. Ancora. Thank you.
Qualcosa che non va. Thank you.
terza giornata di vacanza. Wow! Esiste qualcosa di più bello? Ho pagato la bolletta dell'acqua. Cos'è che puzza? Tu. Cos'è che puzza? Oh mamma, arriverò in ritardo. Avrei dovuto ingurgitare tutte quelle ciambelle. Sarà una giornata. Sembra una brava persona.
Penso che più tardi andrò da Pappalardo. Non ci posso credere. Soltanto mezz'ora di pausa pranzo. Che disastro. Oggi è il primo giorno del resto della mia vita. Vorrei mandarmi via. Che si dice? Soltanto mezz'ora di pausa pranzo. Qualcuno sta per perdersi il decollo. Va bene? Devo sbrigarmi. Non mi piace andare dal dentista. Oh, ma ho un sacco di cose da fare. Devo andare a fare spese.
Devo passare in barca. Devo fidarmi di quelle indicazioni. Oggi sarà una bella giornata. Chissà se è arrivato. Un panino, magari. Piace, operazione di polizia. Sperando le riparazioni. Ehi. Ah.
ammaccatura. Chiedo scusa. Ah, non è successo niente. Avrei giurato che fosse qui da qualche parte. Dovrei passare più tempo a contatto con la... Oh mamma. Sono in ritardo. Accidenti! Thank you.
Perfetto, ragazzi, grazie mille per avermi seguito e se ci siete ci vediamo domani per un altro gameplay di gioco, caccia trofei, Lego City Undercover. Ciao a tutti e buonanotte.